Crisi al comune di Avellino, sono ore di attesa, di fibrillazione, di discussioni ma anche di silenzi, come quello di Gianluca Festa, di Davvero Democratici e di Dino Preziosi, consigliere della svolta inizia da te, propositore insieme ad una parte di opposizione dell'ipotesi dei 100 giorni. Lo ribadiamo, solo una parte della minoranza, perché lo zoccolo duro degli oppositori, composto da Giordano, Arace e UDC, ha ribadito sia in consiglio che in altri sedi il loro no alla proposta dei 100 giorni. Quindi ora, dopo la spaccatura nella maggioranza, si registra anche quella tra i consiglieri di opposizione. Nella giornata di lunedì ci sarà un incontro tra Foti e Preziosi, già previsto per questo weekend, ma rimandato. Sembra che siano sorti dei problemi sul numero e sui nomi degli assessori. Ci sarà invece il faccia a faccia tra Festa e Giordano nel fine settimana. E proprio stamane il consigliere di Sinistra Italiana ha voluto incontrare la stampa per discutere della vicenda politica che si sta consumando al Comune e per ribadire il suo no a Preziosi e Foti. Io, come altri seduti all'opposizione, mi sono candidato sia contro Foti sia contro Preziosi. Quindi diciamo l'opposizione è variegata per natura, essendo costituita dagli sconfitti, vorrei dire. Dopodiché c'è una proposta in campo, vorrei dire a Preziosi che sarebbe il caso di mettere fine a questi rinvii continui, a questa confusione che monta e farci capire se le due condizioni che lui ha posto, cioè i 100 giorni e l'azzeramento della giunta, sono stati o meno accettati dal sindaco. Mi pare strano che, ponendo una questione, dicendo in 100 giorni facciamo tutto, poi si perdono settimane per capire se quei 100 giorni si possono utilizzare o meno. Questo mi sembra una sciocchezza. Io sto lavorando per sommare quelle 17 firme e ricordo a chi ha firmato l'uno o l'altro documento che siamo di fronte alla città messi in chiaro, ognuno di noi è di fronte alla città con le proprie responsabilità, continuare a fare giochetti non è più praticabile per nessuno.